Ciao a tutti, oggi video per Pretty Kit e vi faccio un video su questi colori qua. Io ne ho tre. Vedete, questo purtroppo era nella boccetta, il gatto me l'ha fatto cadere, l'ho dovuto mettere nella boccetta di riserva che era quello che serviva per metterci l'acqua o per miscelare i colori. Poi ho preso questo, che è il tampone. Per dare con questi colori con diverse spignette. Oggi vi faccio vedere come decorare una lettera tridimensionale. Questa è la mia che ho fatto, avevo fatto dei file con la silhouette, però ho visto che Pretty le ha già confezionate, magari sono più belle perché sono in legno, questa è in cartone. Quindi io vi faccio vedere decorare questa e mi sono fatta la base che è questa che andrò a decorare, poi la incollerò sopra. E mi sono fustellata dei fiocchi di neve, poi mi sono trovata due o tre casine di un villaggio natalizio, io le ho colorate con gli acqua. Sempre presi da Pretty. Poi mi servirò di uno stencil, questo è quello che ho fatto io. Poi io ho due paste, una argentata e bianca. Queste sono paste che mi sono fatte in casa con talco e colla vinilica. In questa è bianca, lasciate qui, gli ho messo dei pigmenti argentati. Però ci sono anche delle paste già pronte, acquistabili. Penso che Pretty Kit le prenda con l'acqua. Io ho anche questo, adesso vedo se lo userò, è alcol. Quelle sono cose che vediamo mentre lo facciamo. E userò questa spugna per fare la tecnica dello spugnato. Pratica, vi faccio vedere. Ah, io uso questo tappeto qua e vi faccio vedere come si chiama perché non lo dico, una volta Sharon si è messa a ridere della cavolata che ho detto ed è questo, guardate. Io non so se lei lo tiene, però questo io lo uso perché va ad alte temperature, se si sporca, si lava, va via tutto. Altrimenti, se non avete questo, potete usare qualsiasi tappetino. Io lo uso perché qui sopra ci metto pure i colori, come ho detto, e va via. E poi mi servirà un po' di Scottes. Questo per pulire se ho delle sbavature. Bene, iniziamo. Ora metto un po' di colore. Ah, io userò anche un pennello se al bisogno, alla corrente, e metterò un po' d'acqua in questa ciotola qua. Colla, ovviamente, per attaccare queste. Andiamo, iniziamo. Allora, io voglio fare diciamo uno sfondo un po' natalizio, per cui dopo attaccherò questo. Quindi vedrò di arrangiarmi con i colori che ho e prendo il blu oltremare, questo e mi fa uno spruzzo qui sopra. Ok? Magari ci metto un po' d'acqua e con la spugna questa. Magari ecco, prendo un po' di blu e inizio a picchiettare così. Questo è mio, preso da Lidl, e asciughiamo. Bene, ora mi spruzzo anche un po' di
Cassis, questo qui è un violetto, un viola, è bello. E anche di questo ci metto un po' d'acqua. Prendo questo, lo bagno nel blu, lo scarico un po' e poi striscio in questa maniera qui per fare diventare tutte blu le parti bianche. Dovrebbe essere una cosa così. Ora io userò anche questa pasta è tipo gesso e mi prendo questo stencil qui con una spatolina. Questa spatolina qua prendo su un po' di bianco e faccio il rilievo. Ora attacchiamo le nostre casine. Ora con una punta facciamo l'effetto neve. Per fare la neve potete usare anche del colore acrilico bianco. Infatti in questo modo lo prendete su. Scusate, adesso allargo un po'. Poi fate dei piccoli punti. In questo modo, così. Ora asciughiamo. Abbiamo quasi finito. Stavo pensando di metterci anche qualche brillantino. Vado a prendere. Io per l'embossing e i brillantini uso questo, preso sempre da Pretty Kitty. E voglio dare un po' di colla. Col pennello mi prendo un po' di Vinavil, lo spargo un po' in quella. Allora, quando usate questi colori qua, io mi sono dimenticata di dirvi, vi conviene usare i guanti perché le mani si riducono così e poi fa fatica ad andare via. Io mi sono dimenticata, allora, pazienza, pulisco tutto. Ora attacchiamo questa alla mia base in questo modo qua. Do la colla. Prima di metterci le stelle, io con l'argento prendo un po' di argento
in questa spatola e lo passo sugli angoli, così. Ora ci mettiamo le nostre stelle. Ne metto una qua. Poi una. Ecco qua il nostro lavoro finito. Vi ricordo che con questi colori si possono colorare tantissime superfici, legno, alluminio, sulle cover dei cellulari, insomma è molto versatile come colori, sono molto versatili, vanno in parecchie cose. Io per ora vi ho fatto questo, poi ve ne farò altri appena mi arriveranno anche altri colori. Con questo è tutto, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Ciao, al prossimo video!